Buongiorno a tutti! Allora, siamo qui insieme ai tre ragazzi che in questi due giorni hanno promosso degli eventi in tema Pokémon. Iniziamo con la prima domanda. Come è nata la community? La nostra community, che si chiama Pokémon Go Italia Team Battle, è nata dall'unione della fusione di tre gruppi Facebook che sono Team Saggezza, Team Istinto e Team Coraggio, che sono i tre gruppi principali, diciamo, del gioco Pokémon Go, le tre fazioni che si scontrano. E niente, l'unione di questi gruppi ha creato Team Battle, che ha iniziato a ideare degli eventi e a appunto raggruppare gli utenti in varie attività che appunto proponiamo in fiere, come appunto Udine Comics, che è stata una bellissima esperienza. Che cosa proponete come attività? Come attività, come Team Battle, proponiamo le cacce Pokémon, i tornei di Nintendo 3DS, proponiamo delle particolari lotte per la conquista delle palestre, quindi con dei metodi 2 contro 1 particolari ideati da noi, e adesso stiamo iniziando a fare anche il Pokémon Go to School, in cui insegniamo agli utenti nuovi e chi comunque è già entrato piccoli trucchi o come funziona di preciso il gioco e dei piccoli accorgimenti per usarlo al meglio. Cosa vi piace di più di quello che fate? Beh, in quello che facciamo la cosa più bella è l'interazione che abbiamo con altri utenti, altri appassionati, e comunque è un gioco e abbiamo creato un gioco nel gioco, un gioco utilizzando un gioco, e quindi è la cosa che sinceramente è più appassionante, soprattutto per trovare molta gente appassionata e poter creare qualcosa in più con loro. Una piccola curiosità, quanti sono i giocatori adesso che hanno scaricato l'applicazione? Allora, nei gruppi sono il team Saggezza sui 12.000, invece il team Coraggio è sui 9.000 e il team Istinto è sugli 8.000 adesso, come nostri utenti della nostra community. Poi dopo, adesso attualmente non so quanti siano effettivamente gli utenti che hanno scaricato Pokémon Go. Ha superato i 10 milioni di download, è stato per mesi l'applicazione più scaricata nello store. E se non sbaglio adesso dovrebbe essere ritornata in testa dopo il calo di settembre. Perfetto, ultima domanda, quali sono i vostri progetti futuri? Ok, allora ne abbiamo tante cose in ballo, tanti eventi appunto con il gruppo BHC che ci ospita in tutte le loro fiere, che ringraziamo sempre, grazie Stab, grazie Ramona. E dopodiché appunto adesso saremo a Lucca Comics con un'attività ufficiale del Pokémon Go to School, che di cui vi ha parlato prima Federico, e all'interno del Family Palace, e poi faremo il raduno venerdì alle ore 11 davanti a Porta San Pietro, ok? Quindi faremo un raduno con le attività solo esclusivamente per le palestre, quindi sarà una cosa competitiva per le palestre. Dopodiché abbiamo un po' di eventi in ballo con Niantic, sempre comunque questa collaborazione con Nintendo, quindi siamo contenti, siamo tanto presi, e seguiteci sulla pagina per sapere bene o male tutti gli sviluppi e tutti i nostri eventi a cui parteciperemo e organizzeremo varie attività per voi. Il nome della pagina? Pokémon Go Italia Team Battle. Ha una Pokéball tutta con i fulmini, le saette, eccetera, eccetera. Quella, eccola lì. Zoom. Quindi direi andate tutti lì a mettere un bel mi piace e seguite la pagina. Esatto. Volete dire qualcosa ai nostri spettatori? Volevamo ringraziare sicuramente tutti voi che venite ai nostri raduni, che noi ci impegniamo per renderli sempre più, diciamo, un po' curati, anche nel regolamento, in tutta la varia organizzazione. E vi ringraziamo, vi aspettiamo sempre numerosissimi, e grazie, non so se loro vogliono aggiungere. Beh, una piccola cosa, noi cerchiamo di impegnarsi per rendere sempre un pochino più interattiva anche le nostre iniziative, per esempio con la realizzazione degli oggetti che possono trovare all'interno del gioco. Adesso abbiamo in mente di realizzare altre piccole chicche che saranno sicuramente entusiasmanti per chi è appassionato a questo gioco, e nei nostri eventi potranno trovare delle cose davvero particolari che non troveranno in giro. Esatto. Vuoi dire qualcosa? Solo rinnovare i ringraziamenti a chi ci ha ospitato e a voi che siete qui adesso davanti a noi. Quindi grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.